piccolo da dire. Adesso vogliamo mettere insieme tutte queste cose che abbiamo imparato insieme in un'equazione che ci descrive il moto dell'acqua. Questa equazione si chiama equazione di Richards. L'equazione di Richards rappresenta la conservazione della massa, o meglio, siccome supponiamo che la densità dell'acqua sia costante, rappresenta l'equazione di continuità, l'equazione dei volumi all'interno di un volume elementare. È una cosa che voi avete fatto ormai decine di volte, perché è un cibula di nuovo. Considero un volume di controllo, in questo caso ho considerato un parallelo epipedo, la lunghezza di x e y del delta. E considero i flussi, l'equazione di bilancio della massa, che cosa dice? Dice che la variazione della massa all'interno del volume è uguale alla differenza tra dei flussi che passano attraverso le facce. In questo bilancio potrei considerare un termine aggiuntivo se avessi creazione o distruzione di sostanza all'interno del volume di controllo. In quel caso dovrei mettere per esempio una reazione chimica o una transizione di fase, come potrebbe essere per esempio la trasformazione di parte dell'acqua all'interno di quel volume in ghiaccio, se sto considerando l'acqua liquida. In questo caso supponiamo di non avere queste cose. Allora, la variazione di massa dell'acqua come si scrive? Beh, la variazione di massa dell'acqua nel tempo, in questo caso la scrivo come del rho v, che è la densità dell'acqua per il volume dell'acqua diviso per il volume. La densità dell'acqua la assumo costante, quindi non varia nel tempo, quindi ho la variazione di volume nel tempo. La cosa che vi avevo giusto spiegato 2 minuti fa. Questa variazione di volume nel tempo come la posso rappresentare? Beh, il nostro punto di riferimento è il contenuto volumetrico dimensionale dell'acqua. Per ottenere il contenuto volumetrico dimensionale dell'acqua posso dividere e moltiplicare per il volume di suolo, che è un volume che io assumo in questo caso indeformabile, non varia nel corso del tempo. Quindi il volume di acqua diviso il volume di suolo è esattamente il theta w che avevo definito la volta scorsa o di cui ho parlato oggi. Quindi la mia variazione di volume dell'unità di tempo è uguale alla variazione di volume di acqua, di volume di acqua dell'unità di tempo è uguale al volume del suolo per la variazione del contenuto volumetrico di acqua nell'unità. Quali sono i flussi che passano attraverso il volume? Beh, quindi si applica il teorema di Stokes, da vari nomi, insomma, secondo delle dimensioni, il teorema della divergenza, se vuole. Qui ho un flusso J2 che entra a sinistra. Il flusso J2, il flusso è una portata, in questo caso, per unità di superficie. La superficie è delta X per delta Y. Per delta z, questa superficie ortogonale, anche questa superficie qua è delta y delta z, ma qui il flusso sarà uguale, sarà un flusso calcolato in jv nel punto x più delta x. In questo caso il flusso calcolato in x più delta x, se il volumetto è piuttosto piccolo, lo penso che in realtà non può essere troppo piccolo dal punto di vista fisico, perché lavoro sempre alla scala di Hendersy, però proietto le proprietà della scala di Hendersy al punto. È uguale al primo termine dell'espansione in serie di Taylor di questa funzione del flusso come funzione del punto. Quindi il flusso, per esempio, detto la differenza tra destra e sinistra è questa quantità meno questa quantità qua, che poi rappresento anche qui in maniera molto più chiara. Il flusso a sinistra J2, io ho sostituito le derivate parziali perché poi queste funzioni le
sono sia funzione dello spazio e del tempo e quindi le considero delle derivate parziali. E in particolare ho jv più jv delta i su dx per delta x per delta y e delta z che sono le facce meno la portata, questa è la portata uscente meno la portata entrante. Beh, poi l'hanno preso tutto col segno meno per una. E questa è jv meno delta x per delta y. Ora vedete che questo termine qui si cancella con questo per questo e rimane solo la parte che contiene le derivate, un'esperienza che avete già fatto più volte nella derivazione di queste cose e che qui sulla quale quindi non mi soffermo ulteriormente. Ripeto l'operazione per le facce, queste facce che sono sulla superficie e le facce poi in basso e in alto. L'operazione comporta la comparsa di una derivata rispetto ad y e di una derivata rispetto a z. Il termine che moltiplica le derivate è sempre delta x, delta y e delta z. Ma che cos'è delta x per delta y per delta z? È esattamente il volume che io sto considerando qui, quello che ho chiamato componente. Ragione per cui se questo volume è V con S e se la legge di continuità mi dice che la massa, la variazione di massa nel tempo, che qui prima era moltiplicata per V con S, è uguale a quello che fluisce dalle facce, posso rappresentare l'equazione di continuità in questo modo, con il suo segno meno, dθ su dV meno il gradiente di jv, il gradiente del flusso. Questa è una operazione che avete fatto e rifatto più volte anche nel corso di meccanica dei fluidi, perché è sempre quello, il teorema della divergenza. Variazione delle quantità adimensionali di acqua del volume di controllo uguale divergenza del flusso. Ora abbiamo tutti gli elementi, cioè dimostrato il teorema della divergenza, noi abbiamo tutti gli elementi necessari per costruire l'equazione di Richards, perché il flusso noi lo sappiamo. Che cos'è il flusso? Beh, per il flusso uso la... Vabbè, questa è un'altra cosa, ma l'ho messo qua. Per il flusso userò la legge di Darcy. Una rappresentazione grafica di questo sistema è questo: è il volume di controllo, esce il mio JV, mi entrano poi degli altri elementi che sono, possono essere in generale le precipitazioni e l'evapotranspirazione. Nell'ora precedente abbiamo visto un'altra cosa, che la variazione del contenuto d'acqua nel corso del tempo è rappresentabile come la capacità idraulica per la variazione di psi su dt. Quindi sostituiscono questo pezzo nell'equazione precedente. Beh, se sostituisco questo pezzo nell'equazione precedente, e in realtà qui ho fatto un salto di tempo e di spazio, perché oggi improvvisamente un sacco di cose, ottengo questa equazione che appare nell'alto, in alto. Questo è il dθ su dt con la capacità idraulica. Questo è il flusso, legge di Darcy-Buckingham, dove ho la conducibilità idraulica che abbiamo visto mi dipende dal contenuto d'acqua del suolo, per il gradiente del potenziale, e qui ho due potenziali, il solito carico idraulico dovuto alla gravità, z, posizione, il gradiente di z più il gradiente del potenziale di suzione psi. Psi è negativa. Per la conducibilità idraulica, peraltro, che entra nel flusso, uso tutto quello che ho messo in cantiere prima, cioè la conducibilità idraulica fatta l'ipotesi di Mualem, ho usato le curve di Wagenhoffen come rappresentazione delle curve di ritenzione idrica,
ha questa espressione che di per sé è complicata. Ho messo il nu che c'era prima, l'ho messo uguale a 0,5, difatti qui ho messo la radice. Complicata finché si vuole, ma il modo in cui l'ho derivata vi dovrebbe essere chiaro, no? Qualsiasi sia la forma parametrica che io ho dato. Quindi l'equazione di Richard è questa equazione qua, quando all'interno di questo kθ ci metto tutta questa roba qua. Le curve di ritenzione idrica a loro volta dipendono dalla rappresentazione, in questo caso di Wangen-Lucken, e quindi da M. E questa è l'equazione di Richards. In quante dimensioni? In tre dimensioni, perché la divergenza qui è d su dx più d su dy più d su dz. E si può interpretare questa equazione? Beh, si possono sviluppare tutti i termini dell'equazione. Se sviluppiamo tutti i termini dell'equazione e portiamo al secondo metro la capacità idraulica, la possiamo scrivere, semplificare in questo modo. Allora, c'è un termine che contiene la gravità, il gradiente della gravità. Questo è un termine che dipende dalla gravità, ma dipende allo stesso modo anche dal gradiente della conducibilità idraulica. Se la conducibilità idraulica è una costante sulla verticale, questo termine non ha gradiente e questo termine è nullo. E se vogliamo c'è un termine che è legato alla variazione della conducibilità idraulica con la verticale. Poi c'è un termine di questo tipo qua, in cui c'è il gradiente del potenziale moltiplicato per un altro termine, che è una funzione del potenziale medesimo. Quando compare un termine di questo tipo, si può andare a considerare che questo elemento qui sia soggettabile ad una velocità, e in particolare la velocità di propagazione di un segnale di solito. Se fosse velocità di propagazione di un segnale, di cosa? Il segnale che viene propagato qui è il segnale d'onda di pressione. La velocità, quando noi risolviamo l'equazione di Richards in funzione del potenziale di suzione, stiamo in primis descrivendo come varia la pressione nel corso del tempo e all'interno di ogni singolo punto. Questa pressione varia per il fatto che c'è un movimento verso il basso, che sono gradienti nelle conducibilità idrauliche. Varia anche perché c'è un segnale di pressione che si propaga in una certa direzione. La direzione è dettata da questo termine qua, che rappresenta anche la velocità con cui si propaga il segnale di pressione. E infine abbiamo quest'ultimo termine qua, dove ne ho disegnato uno di troppo, perché il gradiente, la curvatura qui, la Laplaciana, il gradiente al quadrato di z è 0. E l'ultimo termine, cioè questa è la velocità di avversione di pressione, questa si chiama derivata totale in generale, e l'ultimo termine è un termine di diffusione. Il carattere dell'equazione di Richards è quello di un'equazione di diffusione, in cui il termine tipico che compare l'equazione di diffusione è questo termine quadrato, cioè quindi è un moto che è nello stesso tempo avvettivo ma anche dispersivo. La diffusione serve a far variare una particella o un insieme di un volume di aria si muove di modo medio, e poi però non hanno una direzione ben definita perché c'è un termine di diffusione. E qua grosso modo abbiamo finito. Sulla parte numerica vi intrattengo.